Voglio salutare anche le mamme che sono qui in acquario, delle ragazze e dei ragazzi che sono protagonisti di questa mia interrogazione. Siamo preoccupati, avviliti, arrabbiati e sfiduciati per la delibera del 28 dicembre 2023, numero 983, che mette a rischio di deportazione le persone all'interno delle residenze socio-assistenziali. Lo abbiamo imparato nei primi anni di vita. I nostri cari non hanno gli strumenti per difendersi da soli. Se non lo faremo noi, non lo farà nessuno. Ed eccoci qui, ancora una volta, dopo 20, 30, 40 anni di lotta per garantirgli un futuro, a dover lottare perché volete portarli via ciò che abbiamo ottenuto con tanta fatica. Questa è una parte della lettera che circa 89 famiglie hanno inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questo momento circa 89 ragazzi e ragazzi con autismo e afferenti a diverse ASL di Roma, a causa di una delibera della Giunta regionale dello scorso dicembre, rischiano di essere sfrattati da case famiglia per essere assegnati a residenze sanitarie. Per questo, su questa vicenda, ho presentato questa interrogazione direttamente al Presidente Rocca, che oggi non si è presentato perché forse preferisce fare più il bullo da tastiera che venire qui a rispondere in aula. Perché l'autismo non è una malattia. E diciamo a gran voce da quest'aula no al trattamento sanitario immotivato. Come lei dice, noi le chiediamo di cambiare la delibera, di modificarla, perché nella delibera si parla di strutture socio-sanitarie e non di strutture socio-assistenziali che lei più volte oggi ha ripetuto. Queste famiglie non riuscivano a trovare delle case famiglie, ricevevano tanti no. Quindi la Regione Lazio, guidata dal centro-sinistra, si è fatta carico di mettere in campo questa procedura e trovare le case famiglie e pagarli anche con i fondi della sanità per dare un futuro e un presente a queste ragazze e a questi ragazzi. La verità è soltanto una. Guarda, guarda. La verità è soltanto una, la differenza tra noi e voi. Per noi non crediamo allo spezzettamento della persona, ma la Regione Lazio deve farsi carico di tutto pienamente della persona, soprattutto delle persone più fragili della Regione Lazio.